Cura. Devo dire che siccome vado a processo sabato 3 ottobre con l'accusa di aver bloccato gli sbarchi in questo paese, porterò in quel tribunale anche questo calore di Taranto e mi dichiarerò colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Punto, orgoglioso. Questa è città di mare, è città di fatica, è città di porto e io non vedo l'ora di tornare al governo, perché noi abbiamo bisogno a Taranto, in Puglia, in tutta Italia, delle barche che ci portano i turisti che pagano, non i clandestini che scendono per spacciare per casino. Di questa gente non abbiamo bisogno. Si entra in Italia se si ha il permesso di entrare in Italia. Anche perché quelli che dicono ma anche i tarantini, anche i pugliesi in passato sono emigrati nel mondo, in Svizzera, in Germania, negli Stati Uniti, in Belgio, in Canada. Attenzione, prima di paragonare queste due immigrazioni qualcuno si dovrebbe sciacquare la bocca, perché i pugliesi e gli italiani hanno portato nel mondo lavoro, sacrificio e rispetto, e nessuno regalava niente a nessuno. E nessuno ai nostri nonni regalava niente. E quindi venire a Taranto, venire in Italia è una possibilità per chi scappa davvero dalla guerra. Io do rispetto, ma chiedo rispetto. E se arrivi a Taranto e inizi a dire non mi piace come vi vestite, non mi piace come lavorate, non mi piace la vostra idea di famiglia e non mi piace San Cataldo, torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché non abbiamo bisogno di te. Poi, veniamo alla regione. Sono arrivato un po' in ritardo perché sono andato in un paese che è l'esempio del malgoverno della sinistra. Sarei curioso di sapere quei galantuomini che sono là con la bandiera rossa dove erano quando prima Vendola e poi Emiliano chiudevano uno per uno troppi ospedali in Puglia, chiudevano il pronto soccorso, chiudevano le sale operatorie, tagliavano posti letto. Sono andato a Mottola, dove c'è un ospedale da decine di milioni di euro, quasi vuoto. Chi sceglie la Lega sceglie di mettere la salute dei tarantini davanti a tutto e davanti a tutti. Perché con la salute non si scherza, con la vita non si scherza. E salute e lavoro possono, anzi devono, andare insieme. In tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, nessuna famiglia, come è accaduto a Taranto per i silenzi, le bugie di qualcuno, deve essere costretta a scegliere, perché è una scelta drammatica, fra il lavoro e lo stipendio a fine mese o la salute per se stesso e per i propri figli. Taranto merita di lavorare, ma di lavorare in sicurezza, respirando un'aria pulita, bevendo un'acqua pulita. Ma non si può pensare di mettere in mezzo a una strada decine di migliaia di operai perché qualcuno non è capace di fare il suo lavoro. Quindi questa è la scommessa: lavoro, salute, ambiente, e poi riportare il porto di Taranto a essere quello che era, riportare gli allievi ufficiali, riportare i ragazzi che si arruolano nella marina militare a difendere i confini e non andare a fare i tassisti per i clandestini.
Marina Militare, l'arma dei carabinieri che tornerà a Taranto, perché io penso che le donne e gli uomini per bene, se ci sono in giro più carabinieri e più poliziotti, non hanno niente di cui aver paura, le persone per bene. Evidentemente non siamo tutti persone per bene. E sia chiaro a qualcuno che siccome in Parlamento ci sono dei miei colleghi parlamentari del PD e dei 5 Stelle che pensano che per rilanciare l'agricoltura pugliese e italiana bisogna legalizzare e liberalizzare la vendita delle droghe, io combatto e combatterò ogni tipo di droga finché campo, paese per paese, città per città, perché la droga fa male, la droga fa male. È meglio un bicchiere di Primitivo che due cannoni. Quindi è questo. E a proposito di agricoltura e di pesca, mi permetto di dire, non l'ho detto alle amiche e agli amici, sono su questo palco, ma lo chiederò fra 20 giorni a nome della Lega e a nome del popolo pugliese al nuovo governatore, che si chiamerà Raffaele Fitto, che di agricoltura e di pesca si occupi la Lega, perché l'agricoltura e la pesca per noi vengono prima di tutto, i prodotti della terra pugliese e del mare pugliese. E io vi chiedo di fare politica anche quando fate la spesa, anche fare politica, si può fare politica andando a fare la spesa. E io vi chiedo, quando andate al mercato, quando andate al negozio, quando andate al supermercato, scegliete solo e soltanto prodotti italiani. Compriamo italiano, mangiamo italiano, beviamo italiano. Perché poi se si mangiano le cozze che arrivano dalla Turchia si finisce come quelli là. Permettete il mio sorriso, ma domenica sera ci sta, dai. Io stamattina mi sono alzato, forza Milan. Ci vediamo in finale di Champions Taranto Milan. Tra qualche anno. Ci vuole qualche annetto, però ieri sera ero. È bello, ieri sera ero a Treviso a ringraziare il buon modello di buon governo di una terra come il Veneto e di un governatore come Luca Zaia. Stamattina ero a Como a incontrare gli imprenditori al forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como, poi verso le 10:30 sono passato a salutare la mia bimba che non vedevo da 15 giorni, poi però ho scelto invece di rimanere a casa con i miei figli di prendere l'aereo, perché Taranto merita tutto e quindi sono orgoglioso di essere mezzo a voi, perché non possono più esserci cittadini di serie B. E io spero che con il vostro voto questa fiducia. Attenzione, non veniamo in questa piazza questa domenica sera a fare promesse incredibili, perché di promesse un giornalista mi chiedeva oggi pomeriggio, quando siamo stati prima a Castellaneta, poi a Mottola, poi a Taranto, poi siamo a Manduria, domani altri 5-6 incontri in provincia di Brindisi prima di prendere l'aereo e andare a Verona, mi chiedeva: ma perché un tarantino, perché un pugliese si dovrebbe fidare di Salvini e della Lega? La risposta è semplice: perché di politici pugliesi e tarantini che vi hanno fatto promesse per 50 anni e poi sono spariti, io penso che ne abbiate abbastanza. Mi sento che vi ha rubato il voto, rubato il voto.
chiacchiere. Noi su questo palco non abbiamo super donne o super uomini, abbiamo persone normali, abbiamo mamme, abbiamo papà, però in un anno di governo, se ci pensate, per chi ha votato Lega, ma anche per chi non ha mai votato Lega, anzi, io sono convinto che in questa piazza ci sia tanta gente che non è mai stata a un comizio di partito. Alzi la mano chi non è mai stato a un comizio di partito. Vi posso dire grazie, perché è il premio più bello. Essere qua per capire, per provare, senza pregiudizi, senza ideologia. Noi, quando chiedemmo il voto per le elezioni politiche, chiedemmo un voto promettendo che come prima cosa avremmo cancellato la legge Fornero, e con orgoglio abbiamo cancellato la legge Fornero. Maledetta lei e maledetta la sua legge. E aggiungo, visto che questa è terra di fabbriche, è terra di fatica, è terra di operai, è terra di marinai, siccome PD e 5 Stelle hanno già detto che l'Europa ci chiede per darci i soldi di cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero, io vi faccio una promessa: domenica 6 settembre in piazza a Taranto, se PD e 5 Stelle, se Renzi e Di Maio proveranno a portare in Parlamento una nuova legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento, perché la legge Fornero non si torna, perché con le lavoratrici e i lavoratori non si scherza. E sapete perché vinceremo a Taranto in Puglia? Perché tanti, ma io li trovo anche nelle piazze delle Marche, della Toscana, della Campania, tanti, e sono convinto che ci sono anche fra voi, che vengono da una tradizione di sinistra, da una famiglia di sinistra, perché c'era il babbo coi calli sulle mani, perché c'era la tradizione della fatica, dell'impegno e del sudore. La mia soddisfazione, l'altro giorno ero a fare un comizio a Brescia e sul palco a fare una foto è venuto un operaio della fonderia di Brescia, un delegato di fabbrica della Fiome e della CGL, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto un enorme piacere. Io sono della CGL, io sono della Fiome, io sono di una tradizione operaia e di fatica, ma sto giro voto la Lega, perché il PD ormai conosce più banchieri che operai. È in mezzo alle strade delle fabbriche è rimasta la Lega. Il lavoro non è di destra o di sinistra, il diritto alla salute non è di destra, il diritto allo studio, anche oggi mi ha insultato quella strana signora, c'è una signora che si chiama Azzolina, che se non fosse il ministro della scuola sarebbe quasi simpatica, perché ne dice più di Bertoldo, ha detto che sono un cretino, sono un gaglioffo, sono un troglodita. Però attenzione, in tutta Europa le scuole, e qua ci sono studenti, ci sono mamme, ci sono papà, ci sono insegnanti, in tutta Europa le scuole sono già riaperte. In tutta Europa i bimbi sono in classe, sono all'asilo, sono alle elementari, con le maestre, vanno a mensa, hanno il tempo pieno, gli misura la febbre, non hanno le mascherine e stanno tranquilli. Solo in Italia, a una settimana dalla riapertura delle scuole, mancano 60.000 insegnanti, mancano i banchi, mancano i termometri. E io mi domando, e vi domando, un voto alla Lega, non solo per mandare a casa Emiliano, ma anche per mandare a casa la Azzolina, che è una sciagura per la scuola italiana. Anche le campane ci danno ragione. Io vi chiedo, no, perché
uno sorride, però la scelta per la Lega non è solo una scelta politica, è anche una scelta culturale, perché per quello che mi riguarda la Regione Puglia non si deve occupare solo e soprattutto di ospedali, di strade, di fabbriche, dell'Ilva, dell'ambiente, delle scuole, della pesca, dell'agricoltura. La scelta per la Lega è anche una scelta di valori, e i valori ad esempio per me partono dalla famiglia fondata sulla mamma e sul papà, perché la famiglia è il nucleo fondamentale della nostra società. La mamma e il papà è il simbolo della nostra chiesa, della nostra storia, della nostra cultura. L'Italia è bella perché è lunga, è diversa, e io vi chiedo di aiutarci a difenderla tutta, da nord a sud. E chi vuole venire in Italia deve chiedere il permesso di venire in Italia. Quindi vi chiedo in questi 14 giorni di mettercela tutta. Per 15 anni hanno governato D'Alema, Vendola, Emiliano. Il voto è una scelta democratica. Chi è contento di come è messa Taranto oggi, il 20 settembre continui a votare a sinistra, continui a votare il PD. Chi spera in qualcosa di meglio può fare una scelta, e la Lega può avere tanti difetti, però noi a Taranto, in Puglia, non abbiamo mai governato neanche per 5 minuti. Io vi dico, metteteci alla prova, perché dove governiamo le cose funzionano, gli ospedali funzionano, le scuole funzionano. E attenzione, io vi avviso prima, chi sceglie il simbolo della Lega a Taranto fa una scelta precisa, visto che non c'è tutto per tutti, in un momento di crisi economica, dove ci sono partite IVA, artigiani, precari che non ce la fanno più, chi sceglie la Lega fa una scelta precisa, perché la prima legge che noi portiamo in Consiglio regionale della Puglia è una legge che dice che per le case popolari, il bonus bebè, il bonus affitto, i posti di lavoro, se governa la Lega, prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Prima vengono i tarantini e poi viene il resto del mondo. Noi la pensiamo così. Se, visto che siamo democratici, se di là qualcuno con la bandiera rossa ama tanto i clandestini, portateli tutti a casa vostra e manteneteli voi. Pagate voi. Io non nego, però coi soldi vostri, non coi soldi loro. Troppo facile. Quindi, in bocca al lupo, diritto alla scuola, diritto alla salute, diritto alla pensione, perché andare in pensione dopo 41 anni di fabbrica non è un privilegio, come dice la signora Fornero, è un sacrosanto diritto per donne e uomini, il diritto alla vita. Quindi, in bocca al lupo, mi tengo, possono stare attaccati alla poltrona ancora per qualche settimana o per qualche mese, ma conto di tornare a Taranto da presidente del consiglio di questo splendido paese e di tornare a fare quello che abbiamo fatto nell'anno al governo. Chiudo con una riflessione. Di solito i politici che vanno a processo sono preoccupati, sono terrorizzati, cercano di capire come rinviare, come rimandare, perché di solito i politici che vanno a processo perché rubano, perché grattano, perché chiedono tangenti. Io penso di essere il primo politico in Italia che non vede l'ora che arrivi il giorno del suo processo, quel sabato 3 ottobre, perché diceva qualcuno nel secolo scorso che se un uomo non è disposto a lottare fino in fondo per le sue idee,
o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui. E io per la mia terra vado fino in fondo. E se serve vado anche in galera, per l'Italia e per gli italiani. Per questa gente che è morta per difendere i confini, e io i confini, la sicurezza dei miei figli, li difendo finché campo. Vi chiedo solo la cortesia, se mi sbattono in galera, portatemi due cozze e un bicchiere di Primitivo. Viva Taranto, viva la Puglia, e viva l'Italia e la nostra grande Lega. Grazie, grazie e grazie ancora.